raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi un video diverso dal solito, andremo a parlare del blocco vendite ragazzi, quindi iniziamo subito. Allora ragazzi, come ben sapete, il blocco vendite è veramente la cosa più odiosa che si può avere su GTA. Per quale motivo? Perché se noi andiamo a prendere il blocco vendite non possiamo più andare a vendere i veicoli che noi duplichiamo ragazzi con i glitch che porta Savix, e quindi non possiamo più fare soldi. Come si fa a evitare il blocco vendite e come facciamo a recuperare il blocco vendite? Cioè, mi spiego meglio, come facciamo a far sì che il blocco vendite piano piano vada a svanire? Oggi vi spiego tutto quello che dovete sapere sul blocco vendite. Quindi iniziamo subito ragazzi, come prendiamo il blocco vendite? Il blocco vendite lo possiamo prendere vendendo troppi veicoli di fila ragazzi, e soprattutto vendendo veicoli con la stessa targa. Per quale motivo questo? Perché il gioco rileva che quel veicolo l'ho venduto io magari 10 volte, poi magari l'abbiamo passato a un altro nostro amico, lui l'ha venduto altre 3 volte e poi lo passiamo a un altro amico ancora. Quella persona venderà una volta quella macchina, è come se lui l'ha venduta 30 volte, perché si sommano tutte ragazzi le vendite precedenti, perché la targa è la stessa e il gioco rileva la vendita uguale, come se la stessa persona, come se l'ultima persona ha venduto tutte le macchine precedenti. Quindi raga, fondamentale, non dobbiamo duplicare veicoli con targa uguale. Se vedete glitch con targhe uguali non li fate. Se invece li volete fare, metteteci magari a targa personalizzata, ok, a quel punto, e vendetene 2 o 3 ogni 3 giorni. Così siete sempre sicuri che non succederà mai nulla al vostro account. A questo punto passiamo alle duplicazioni con targhe diverse. Ragazzi, queste dovete fare, le duplicazioni con targhe differenti. Per quale motivo? Perché vendendo veicoli con targhe diverse il gioco rileverà sempre un'altra targa, e quindi non abbiamo problemi che il gioco rileva che abbiamo venduto lo stesso veicolo più volte. E il blocco vendite sì che lo prendiamo, ma è più difficile prenderlo se rispettavate le 30 ore ragazzi e quei 5 veicoli al giorno, ok? Quindi raga, perché sono arrivato a portarvi questo contenuto e spiegarvi questa cosa? Perché un sacco di gente ultimamente ho visto che non ha capito nulla di questa situazione e ho voluto spiegarvela. Ma non solo raga, perché Rockstar 9 giorni fa circa, 10 giorni fa circa, se ne esce con un restyling ragazzi del blocco vendite. Infatti adesso vi faccio vedere questo screen, che raga non è nient'altro che la nuova metodologia per non prendere il blocco. Allora cercate di prendere con le pinze ciò che vi sto dicendo, perché io e il mio socio abbiamo cercato di interpretarlo, perché come al solito Rockstar dà le cose un po' come vogliono loro ragazzi, ma qua qualcosa si è riuscito a capire. Allora, praticamente abbiamo 10 livelli di blocco vendite ragazzi. Qua dicono che la prima volta che avviamo l'account, quindi con l'account nuovo ragazzi, i veicoli saranno 30. Io vi sconsiglio di arrivare a quel limite, perché secondo me a prima vi dà il blocco. Ma volete rischiare, la fate voi. Comunque sia, dice che a 30 ci sarà il primo blocco ragazzi. Ma come facciamo a prendere questo blocco? Come ben vedete c'è scritto nella parte italiana, che ho cercato di tradurlo ma viene una cagata, ma comunque sia cerchiamo di capire. La soglia verrà superata ogni volta che vendi più di 3 auto entro 2 ore. Quindi ragazzi, partiamo da un account nuovo senza blocchi. Noi per continuare a non prendere blocchi cosa facciamo? Non dobbiamo superare i 3 veicoli in 2 ore. Se vendiamo più di 3 veicoli in 2 ore raga, molto probabilmente ci sarà il blocco a livello 1, da come dicono loro. I giocatori puliti possono verificare la soglia entro 10 volte, vendendo 30 veicoli prima di correre il rischio di aumentare il loro livello di exploit a 1. Ok ragazzi, ciò cosa vuol dire? Noi potremo fare ogni 2 ore raga vendere 3 macchine fino ad arrivare a un massimo di 30. Poi non dobbiamo più vendere, ok? E dobbiamo attendere ragazzi le 30
ore di tempo per poter rifare la stessa cosa. Quindi ve lo rispiego. In poche parole, raga, prima vendevamo le nostre macchine tutte di fila, ok? Senza fregarcene, poi stavamo fermi 30 ore e riprendevamo a vendere dopo le 30 ore quelle 4, 5, 10 macchine a seconda di che blocco avevamo e se ce l'avevamo. Invece ora cosa dovremmo fare? Vendere 3 macchine in 2 ore, ragazzi, anche tutte di filato, 1, 2, 3 e stiamo fermi. Facciamo passare 2 ore dall'ultima macchina venduta, a quel punto possiamo rivendere altre 3 macchine e così via fino ad arrivare a 30. A questo punto, una volta fatto ciò, e tutto ciò va fatto nell'arco di un giorno, ragazzi, è fondamentale, per un massimo di 10 volte, a questo punto non dobbiamo più vendere, ok? Io tanto vi consiglio di non arrivare mai a 30, arrivate a 20 che sono già un sacco di soldi. Una volta fate le vendite, fermi per 30 ore reali, raga, e poi rifate la stessa cosa. 2 ore, 3 macchine, 2 ore, 3 macchine. E in teoria, secondo Tez, ragazzi, che questo è tweet è di Tez, non avremo il blocco vendite e andremo avanti così. Se voi già avete il blocco vendite, ci sono tutti i vari step, ragazzi. Come facciamo a ripulire il blocco vendite? Praticamente il blocco vendite si ripulirà dopo 5 giorni che noi non vendiamo. Ogni 5 giorni che non vendiamo recuperiamo uno step perso. E raga, in teoria, se veramente funziona così, è anche una figata. Perché prima dovevamo fare dei disastri per recuperare il blocco vendite. Semplicemente cambiare account o non vendere per mesi e mesi. Se invece così recuperiamo uno step alla volta ogni 5 giorni, potrebbe essere un giusto compromesso. Quindi, regà, a questo punto vi dico l'ultima cosetta e poi ci salutiamo. Come potete vedere, da come ci propongono questi screen, suppongo che il primo livello, cioè livello 0, non il primo, livello 0, appena avviamo l'account, quindi un account nuovo, avrà la possibilità di vendere quei 30 veicoli. Poi, ragazzi, per qualche motivo strano, non c'è un blocco specifico e preciso. Il blocco numero 1, raga, sarà dai 10 ai 6 veicoli. Poi c'è il numero 2 e sarà da 8 a 4. Poi c'è il numero 3 e potrebbero essere dai 6 ai 3. Il quarto, ragazzi, dai 9 ai 3. Il quinto dai 9 ai 2 e così via. Quindi a questo punto, raga, vi consiglio di rispettare le ore, di guardarvi bene questa tabella, di riascoltare bene questo video, condividerlo con tutti i vostri amici per evitare di aver problemi con i blocchi vendita. Quindi, ragazzi, spero di essere stato d'aiuto, lasciate un like se è stato così, condividete e alla prossima. Sbada pam.